La Super Pattuglia. Buongiorno, Hector. Dove stai andando? Sei diretto al Luna Park? Sembra divertente. Ci vediamo lì. Ehi, Baby Amber, Baby Katie! Siete pronte per l'ottovolante? Sì? Grande, si parte! È stato divertente, bambine! Preparatevi per il prossimo giro! No! L'ottovolante si è fermato! Fiu, ecco Hector! Guarda, l'ottovolante si è bloccato! Dovremmo chiamare la super pattuglia per aiutare i bambini? Ragazzi, Hector ha bisogno del vostro aiuto! L'ottovolante si è bloccato e i bambini sono intrappolati in cima. Potete aiutarlo a salvarli? Grande! Andiamo! Eccoli qui, Hector! Non preoccupatevi, bambini! La super pattuglia vi farà scendere! Oh no! Sembra che l'ottovolante stia per crollare! Dobbiamo lavorare molto velocemente! Che cosa dobbiamo fare per primo? Fare in modo che l'ottovolante resti in piedi? Buona idea! Frank, attento! Non spingere troppo! Ottimo lavoro! Cosa viene adesso, ragazzi? Ti alzerai in aria per prendere i bambini e portarli giù? Ok, Hector, in bocca al lupo! Hector, attento! Sembra davvero pesante! Ottimo lavoro! Eccovi sani e salvi, bambini! Ben fatto, Hector! Che fantastico salvataggio! C'è qualcos'altro che possiamo fare? Sì? Potremmo riparare l'ottovolante? Fantastica idea! Riesci a vedere qualcosa? Sì? Pensi che sia venuta via una vite? Ok, Matt, cerchiamola! Avete avuto fortuna? No? Continuiamo a cercare! Bella pensata, Hector! Con il tuo aiuto dovrebbe essere molto più facile trovare la vite mancante! Eccola! Ben fatto, Super Pattuglia! Avete salvato la situazione! Cosa c'è, Baby Amber? Volete tornare sull'ottovolante? Andate pure!
Bel lavoro, Super Pattuglia! Arrivederci alla prossima! La Super Pattuglia! Ciao Tom! Ciao Baby Tom! Sembra che voi due stiate godendovi un divertente weekend in campeggio! State tostando dei marshmallow? Sembrano buoni! Avete avuto una giornata piena all'aria aperta, ragazzi! Andrete a letto presto? Baby Tom vorrebbe rilassarsi accanto al fuoco ancora un po'. Oh, santo cielo! Sta salendo il vento! Presta attenzione, Baby Tom! Il fuoco si sta propagando! Spostati velocemente lontano dal falò! Tom, svegliati! Il fuoco del falò si è propagato e sta per raggiungere la tua tenda! Non ti preoccupare, Tom! Ti faremo uscire da lì! Vieni, Baby Tom! Chiamiamo la Super Pattuglia! Ragazzi, è scoppiato un incendio nel campeggio dove sono accampati Tom e Baby Tom. E Tom è bloccato nella sua tenda. Potete aiutarci? Grande, andiamo! Facciamo presto! Seguite Hector! Lui vi farà strada verso il campeggio seguendo il fumo del fuoco! Stai tranquillo, Baby Tom! La Super Pattuglia è qui! È meglio che tu stia indietro, però! Dovresti sempre stare lontano da un incendio! È molto pericoloso! Matt, come farai a tirare fuori Tom dalla tenda se le fiamme sono così alte? Grande idea, Matt! Potresti trainare la tenda lontano dal fuoco e poi cercare di far uscire Tom. Ora, vediamo qual è il problema di quella cerniera. Ah, la tenda e la cerniera hanno cominciato a fondersi. Ecco perché Tom non riesce a uscire. Matt suggerisce di usare un piccolo cacciavite se ne hai uno in tenda con te. Se fai un buco nella tenda, possiamo semplicemente strapparla per farti uscire. Buona idea, Matt!
Ottimo lavoro, Tom! Sei libero! Sei stato molto coraggioso, Baby Tom! Hai fatto bene a chiamare la super pattuglia! Ecco! Il fuoco è completamente spento! Grazie a te, Frank! Grazie, super pattuglia! Tom e Baby Tom sono salvi e possono tornare a casa nel loro garage stasera. Forse potreste rimandare i falò e i marshmallow ad un altro giorno meno ventoso, ragazzi. Ciao a tutti, alla prossima! La super pattuglia. Car City è in buone mani oggi, con Matt e Frank che pattugliano le strade. Nessuno darebbe problemi con quei ragazzi in giro. Sembra che Matt abbia addocchiato qualcosa di sospetto. Aspetta, questo non è un criminale. È Tommy il carro attrezzi. Ma che cosa sta cercando in questa strada laterale? Oh no! Qualcuno ha rubato un carico di ruote nuove dal garage di Tom! Non ti preoccupare, Tom! Questi ragazzi troveranno il ladro e ti riporteranno le gomme! Ehi! Che cos'è quello? Potrebbe essere una pila di pneumatici. Ma no, è solo una pila di scatoloni. Che cosa ha scoperto Frank? Segni di pneumatici, che devono essere stati fatti da qualcuno che guidava velocemente, come un ladro. Guardate lì, ragazzi! Quel camion ha il furgone pieno zeppo di pneumatici nuovi di zecca. Deve essere il ladro. La caccia è aperta. Veloci, sta scappando. Cosa sta facendo, Frank? Il ladro è andato dritto. Ti stai avvicinando a lui, Matt. Continua così. Oh no, quel furbacchione è riuscito a fuggire. Ma perché Matt sembra contento? Frank! Deve aver indovinato che il ladro avrebbe cercato di svignarsela da questa parte. Sì, è vero, Sonny Jim. Sei stato catturato. E l'unico posto dove andrai adesso è la stazione di polizia. Wow, che inseguimento, ragazzi! E come siete stati astuti a prevedere che il camion avrebbe cercato di fuggire in quel modo e a bloccare la strada! Tom sarà così contento! Si parla del diavolo e spuntano le corna! Ecco Tom! Va tutto bene, Tom! Lui non andrà da nessuna parte!
Ma ora che Matt e Frank hanno recuperato i tuoi pneumatici, tu sarai in grado di tenere tutti gli altri veicoli sulla strada qui a Car City. Ottimo lavoro, ragazzi! La Super Pattuglia. Sembra che Amber abbia una chiamata d'emergenza. Oh, Jerry e Susie hanno avuto un incidente più avanti lungo la strada causando questo ingorgo. Spero che entrambi stiano bene. Che sfortuna! Il lampeggiante di Amber e anche la sua sirena sembrano essere rotti. Questo è un disastro. Quelle macchine non si sposteranno mai se non sanno della presenza di Amber. Aspetta, cos'è questo suono? Sono altre sirene. Sì, è la squadra della Super Pattuglia, Matt e Frank. Amber sta cercando di raggiungere Jerry e Susie, ma non riesce a passare nel traffico perché la sua sirena e il suo lampeggiante non funzionano. Amber, anche Matt e Frank si stanno dirigendo verso il luogo dell'incidente. Oh mamma! Jerry e Susie sembrano molto scossi. Grazie al cielo, Matt e Frank sono stati in grado di portare Amber da loro. Sono danneggiati, Amber? Oh sì, sembra che avranno bisogno di riparazione da parte di Tommy il carro attrezzi. Forse puoi mettere alcuni cerotti sui loro fari, Amber, come soluzione temporanea? Ora dobbiamo portarli al garage di Tom. Sembra che siamo tutti pronti a partire. Ciao Tom! Jerry e Susie si sono scontrati tra di loro prima e sono entrambi danneggiati. Non solo! Il lampeggiante e la sirena di Amber sono rotti e ora ha un altro incidente da raggiungere. Potresti aggiustare lei per prima? Non manca molto ormai, Jerry e Susie. Tom vi metterà a posto prestissimo. Adesso è già al lavoro con Amber. Tutto sistemato per assistere un'altra emergenza. Ciao, Amber!
No. Grazie per tutto il vostro aiuto oggi, ragazzi. Cosa sarebbe Car City senza di voi?